fotografica, ma è vivo nello spirito, e la fede ci insegna, le nostre coscienze, se non si sono svegliate, debbono finalmente svegliarsi. La storia, abbiamo un grande debito verso di loro e dobbiamo pagarlo gioiosamente, continuando la loro opera, facendo il nostro dovere, rispettando le leggi, anche quelle che ci impongono grossi sacrifici, rifiutando di trarre dal sistema mafioso anche i benefici che possiamo dare, anche gli aiuti, anche le raccomandazioni, anche i posti di lavoro. Collaborando con la giustizia, testimoniando i valori in cui crediamo, in cui dobbiamo credere anche dentro le aule di giustizia, quando è necessario, troncando immediatamente ogni legame, anche quelli che ci sembrano innocui, con qualsiasi persona portatrice di interessi mafiosi, grossi o piccoli, accettando in pieno questa gravosa e bellissima eredità di spirito, dimostrando a noi stessi e al mondo che Falcone è vivo. La memoria della strage di Via D'Amelio, dove venne ucciso il giudice Borsellino, con i suoi aspetti oscuri ancora da chiarire a partire dall'eventuale presenza di mandanti estranei alla mafia, può tuttavia partire da questa consapevolezza, che successivamente la mafia stragista è stata sconfitta dallo Stato e che quella vittoria è stata ottenuta anche grazie alla reazione della società. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, lo scorso 23 maggio ha detto che i mafiosi, nel progettare l'assassinio di Falcone e Borsellino, non avevano previsto la crescita dell'impegno per contrastare la mafia e far luce sulle sue tenebre e il coraggio che ha provocato volontà di giustizia e di legalità. La battaglia non è ancora vinta. La mafia tende a sfruttare la finanziarizzazione globale dell'economia e cerca di riorganizzarsi. Ecco perché, come ha scritto l'ex procuratore Pignatone, è necessario, come avviene con la lotta al Covid, che ognuno, giorno per giorno, anche nei piccoli gesti quotidiani, faccia la sua parte. Buongiorno. Domani il 28° anniversario della strage di Via D'Amelio a Palermo, nella quale furono uccisi il magistrato Paolo Borsellino e gli agenti di polizia Emanuela Loi, Agostino Catalano, Claudio Traina, Vincenzo Limuli ed Eddie Walter Cosina. Con padre Enzo parliamo di questa tragica memoria che non deve essere dimenticata con Nando Dalla Chiesa, docente di sociologia della criminalità organizzata all'Università Statale di Milano. Ecco Dalla Chiesa, come si deve ricordare oggi Paolo Borsellino? Beh, certo come un esempio, certo come un magistrato che non si è arreso fino all'ultimo minuto, che si è caricato di responsabilità importanti, dall'ordinanza di rinvio a giudizio per il maxi processo alla procura di Marsala e poi alla procura di Palermo, sicuro in funzione di aggiunto, e soprattutto di rappresentare insieme con Giovanni Falcone la trincea più avanzata della lotta alla mafia sul piano giudiziario in quegli anni. Va ricordato per la sua dolcezza e contemporaneamente la sua severità. È lui che parla del profumo di libertà. È lui che chiede e ottiene dopo la sua morte la legge per un regime detentivo speciale per boss mafiosi. Non, questo va sottolineato, va molte volte sottolineato, non per alzare il grado di afflizione, ma per alzare il grado di protezione nei confronti della collettività. Se questo si dimentica, si trascura anche il senso che ha avuto quel 41 bis. Enzo, perché si può considerare Borsellino un martire della giustizia? Chi è il martire? È il testimone. C'è una foto che molte volte gira, echeggia e che ripropone sempre, mai da solo Paolo Borsellino, ma insieme a Falcone. C'è quell'immagine dei due che sono quasi, si stanno facendo delle confidenze. A me quell'immagine mi fa venire in mente la complicità del bene. E chi sono i testimoni oggi, Piero, i martiri? Sono coloro che credo si pongono una grande domanda. Qual è l'eredità che io lascio ai miei amici?
qual è l'eredità che io lascio alle persone che incontro? Quale bene lascio agli altri? Qual è il profumo della mia vita? Cioè, quelli che si accostano a me, che cosa respirano? E io credo che oggi il martire è questo, è colui che lascia un segno. Adesso sentiamo due sacerdoti che a Palermo hanno conosciuto molto bene Paolo Borsellino e ci parlano della sua fede. Il ricordo più bello che ho di Paolo è proprio in questa chiesa, quando lui poté venire, non frequentissimamente, ma di tanto in tanto, e allora si collocava in questo angolo. Ma la cosa più bella è che seguiva con grande partecipazione alla celebrazione, e una cosa che mi meravigliava era che al momento della consacrazione si metteva in ginocchio. Dentro questa persona c'era il mistero della vita. Era un uomo che amava la vita. La realtà profonda di Paolo è proprio questa, che lui ha concluso la sua vita preparandosi. Altri, io come sacerdote ne ho visto, non si preparano. Lui mi disse, nell'ultimo incontro che abbiamo avuto, lì in procura, mi disse: Cesare, io mi preparo, perché non so qual è il giorno. Non si è sottratto, non si è tirato indietro. E lui si è preparato ad affrontare la morte da cristiano. Io spero che un giorno si possano leggere i suoi scritti, perché tra i suoi scritti ci sono tante realtà stupende della sua fede. Dalla Chiesa, la fede di Paolo Borsellino può essere un esempio anche da un punto di vista laico? Ma certo, certo, perché fra l'altro è un esempio particolarmente importante nella nostra storia pubblica di una persona che ha avuto la fede del credente e la fede laica nello Stato. Credo che sia un'esperienza proprio importante in questa prospettiva. L'abbiamo avuta anche in Rosario Livatino, Borsellino ce la ripete in una forma ancora più esposta e in una forma ancora più simbolica per la storia italiana. Enzo, che cosa significa oggi per i francescani in particolare l'impegno per la legalità e contro le mafie? Ma intanto significa prima di tutto attingere al Vangelo, Piero. Due strade, il primo, e Gesù ce l'aveva chiaro: date a Cesare quel che è di Cesare e date a Dio quel che è di Dio. La giustizia umana ha il suo percorso, che non è una giustizia vendicativa, è una giustizia umana. E credo che questa strada vada percorsa. Quante volte sentiamo delle mamme, anche qui Piero in studio, che hanno vissuto un'atroce sevizia oppure hanno perso un figlio, che chiedono giustizia. Che chiedono legalità, che chiedono il rispetto delle norme. Gesù qui indica il primo tratto, poi c'è un altro tratto di strada, se vogliamo una doppia corsia, no? L'altra corsia qual è? Giustizia e misericordia, e questo lo puoi fare se tu ti fai prossimo. Credo che queste siano le strade che impegnano i francescani nel vivere una vita nella legalità, nella libertà, nel rispetto. Sentiamo adesso la testimonianza del magistrato Sebastiano Ardita su Paolo Borsellino. Ciò che distingue da tutti quanti gli altri Paolo Borsellino e lo rende unico nella sua esperienza storica e professionale è la sua grande umanità, che coniugava la sua professionalità e al coraggio. I suoi biografi raccontano un episodio che accadde negli anni 70, quando ancora la domenica i panifici erano chiusi e Borsellino si accingeva a comprare del pane da un ambulante. E l'ambulante lo guardò, sorpreso, lo riconobbe e gli disse: «Ma come, dottor Borsellino, lei mi ha fatto condannare perché vendevo il pane da abusivo e adesso viene a comprare il pane da me?» E Paolo Borsellino rimase sorpreso da quella espressione, da quel riconoscimento e istintivamente lo abbracciò. Ecco, in quel gesto, in quell'abbraccio c'era tutta quanta l'umanità di Paolo Borsellino, il suo concepire la legge non come spietata applicazione di una normativa, come luogo di rigidità e di burocrazia, ma come una realtà che ha una missione che va oltre, ha una missione umanitaria che deve rendersi conto delle differenze che esistono tra le persone. Il suo interpretare la lotta alla mafia in questo quadro, nel quadro del riscatto della sua Sicilia, della sua Palermo, della nostra Italia, dal compromesso morale, e per l'ottenimento di quello scopo che era appunto
raggiungere e apprezzare il fresco profumo della libertà fu la missione di Paolo Borsellino. Questo è l'esempio di Paolo che vale ancora oggi per tutti noi. Dalla Chiesa, in che modo ci si deve impegnare per la ricerca della verità sulla strage di Via D'Amelio? Guardi, questa è una verità difficile da scoprire dal punto di vista penale, dal punto di vista giudiziario, ma dal punto di vista culturale, dal punto di vista politico. Io credo che la storia di Borsellino, così come la storia di Falcone, siano scritte anno per anno queste dovessero andare in quella direzione. Sono scontrati ovviamente con la mafia, sono scontrati con le diffidenze che c'erano nei loro confronti. E quindi ci sono responsabilità morali e culturali. Enzo, il capo dello Stato Sergio Mattarella, nel messaggio inviato a maggio in occasione della strage di Capaci ai giovani delle scuole, ha sottolineato che proprio i giovani sono stati i primi a capire il senso del sacrificio di Falcone e di Borsellino e ne sono diventati i depositari e gli eredi. E questa è la speranza di vincere le mafie. È quello che dicevo all'inizio, Piero, cioè la speranza è davvero l'eredità che noi lasciamo agli altri. E grazie al Signore, grazie a buon Dio, con Borsellino e Falcone abbiamo una bellissima eredità, è un'eredità straordinaria. Io credo che questo lo dobbiamo tenere presente, credo che i giovani in questo sono delle bellissime e autentiche sentinelle del mattino. Potete rivedere la puntata su tg1.rai.it, su RaiPlay e sui social. E a proposito di social, Piero, rimando sulla mia pagina Facebook, Padre Enzo Fortunato, dove potete continuare a scriverci e i vostri suggerimenti, le vostre indicazioni diventano anche itinerario e cammino insieme. Non ci resta che salutare i nostri amici con il pace e bene nella lingua dei segni. Tutti pace, insieme, pace e bene, cari bene. Amici. Grazie Nando Dalla Chiesa, grazie Padre Enzo, arrivederci. Ogni bene. Arrivederci, grazie.